La Lega Italiana per la lotta contro i tumori presenta un ottobre ricco in provincia di Ravenna. L'ottobre è il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno. Incontri, occasioni di dibattito, ma anche momenti ludici e momenti di riflessione. In più, due monumenti saranno illuminati di rosa, in questo caso in particolare il monumento di Baraccalugo e la torre civica di Faenza. Sì, io la ringrazio per questa opportunità che lei mi dà per approfondire questo nostro percorso che è ricco di iniziative anche piuttosto impegnative. Ora, lei ha fatto riferimento ad occasioni ludiche, è vero, la convivialità, la socialità, la serenità delle occasioni come quella già sperimentata della paella e flamenco che abbiamo già svolto lo scorso anno, oppure i due concerti che sicuramente sono di profilo molto elevato sia nella chiesa parrocchiale di Faenza che nella basilica di Santa Apollinare Nuovo a Ravenna, in cui si esibiranno musicisti di grande profilo. Ecco, certo, sono momenti di incontro culturale, ma momenti privilegiati secondo me per far passare un messaggio che è quello della prevenzione. Messaggio a cui noi teniamo molto perché, come dicevo poc'anzi, la prevenzione è un'arma fondamentale per combattere la guerra contro il cancro alla mammella, che purtroppo è in progressivo aumento. Si parla del 15% di aumento della incidenza dei casi di cancro al seno nelle donne e ancora dato ancora più preoccupante è quello dell'età, che come dicevo si abbassa. Donne sempre più giovani si ammalano di tumore al seno. Ora si parla di fascia d'età che va dai 35 ai 50 anni, mentre noi sappiamo che lo screening di prevenzione mammario, lo screening mammario biennale di prevenzione messo in campo dalla regione riguarda la fascia d'età compresa tra i 45 e i 74 anni. Occorre, come dicevo, una riflessione sulla necessità, sull'opportunità di aggiustare il tiro sull'età bersaglio, che diventa sempre più giovane. Ecco, e qui mi piace ricordare l'opportunità che la LILT dà proprio su questo versante alle donne che sono escluse dal range del programma di screening regionale, con quegli incontri che vengono svolti sia nell'ospedale di Lugo che nell'ospedale di Ravenna che nell'ospedale di Faenza, incontri, colloqui durante i quali i medici senologi e oncologi si metteranno a disposizione offrendo il loro tempo e la loro disponibilità gratuitamente naturalmente alle donne che vorranno sottoporre loro le problematiche senologiche nelle quali si sentono coinvolte e questo per quanto riguarda le età che non sono comprese nel range dello screening regionale. Questo mi sembra importantissimo. A Lugo in particolare ci saranno, oltre agli incontri preventivati, altre due occasioni di incontro con le donne e poi le conferenze pubbliche in cui i medici, su mia raccomandazione, senza prosopopea né accademia, ascolteranno le domande dirette delle donne, i loro problemi, le loro ansie, le loro angosce. Abbiamo visto l'anno scorso questo esperimento, lo abbiamo già fatto nel territorio limitrofi alla città di Lugo e abbiamo riscontrato, dopo magari un iniziale atteggiamento di riservatezza, una immediata apertura da parte delle donne che hanno proprio tranquillamente esposto i loro problemi attendendo una risposta immediata dai medici specialisti, senologi, oncologi e chirurghi oncologi.
Siamo molto soddisfatti, è stato impegnativo il programma, ma le dico francamente, l'idea di poter anche allargare ad altri territori, oltre a quello più propriamente lughese, perché Lugo è la città dove l'associazione ha la sede, ma in realtà è l'intero territorio ravennate, la provincia di Ravenna, che ci deve vedere coinvolti. Quindi il fatto che quest'anno siamo riusciti ad allargare queste opportunità anche ad altri territori oltre a quello di Lugo ci riempie di orgoglio, di soddisfazione, e speriamo che ci sia ampia partecipazione a tutte le iniziative, perché il tema della prevenzione, ripeto, è fondamentale. Scoprire un tumore alla mammella di 2 mm o 3 mm direi che sia garanzia di guarigione. Al 90% si attesta il tasso di guarigioni in caso di individuazione molto precoce, di diagnosi molto precoce. È chiaro che le possibilità di cura di guarigione si fanno meno fauste se il tumore è di dimensioni maggiori. Quindi è importante cambiare proprio il proprio stile di vita, creare uno stile di vita che privilegi la cultura della prevenzione, della promozione della salute, proprio a partire dalla persona stessa che sceglie questo stile di vita e usufruisce delle tante occasioni di formazione, di informazione e di approccio specifico che la nostra società ci offre.